qui, amici di Scuola di Botte, anche oggi per una nuova puntata. La puntata di oggi di che cosa tratterà? Allora, la puntata di oggi tratterà di un argomento caro a tutti noi: i parcheggiatori abusivi. Perché? Perché quante volte vi capita di dover andare una serata, un posto, di essere tutti eleganti, arrivate, parcheggiate la macchina e vi si presenta uno tutto ciancicato, su brutto, con una fascia delinquente, e fa: capo, 2 euro, capo, 3 euro, capo, qualcosa per guardare la macchina. E voi dite: ma guardare la macchina da chi? Scusa, mi scusi tanto, chi è che ci tocca la macchina? Allora, visto che abbiamo appurato che il parcheggiatore abusivo è un malandrino, è un birbante, è uno che comunque ci dà fastidio e non lo volemo pagare, manco fosse per un euro, dobbiamo trovare un sistema per evitare di pagarlo, ma anche di farci sopraffare. Perché se voi non pagate il parcheggiatore abusivo, oltre a rischiare che questo vi prende la macchina, ve la graffia, ve la rovina, c'è anche il rischio che vi prenda voi. Perché essendo un birbante, un malandrino, un birbaccione, come si dice a Roma, è rischioso. Allora come funziona? Voi direte: ma mica posso girare con le armi per fare il parcheggiatore abusivo? E poi pure se uso l'arma questo mi denunzia. Uno, non vi denunzia perché sono tutti delinquenti. Perciò già abbiamo appurato il primo passo. Ma è sempre meglio mettersi a riparo da eventuali pericoli col parcheggiatore abusivo. Facciamo finta che gli abbiamo fatto male per sbaglio. Il caso più semplice che tutti ci abbiamo sempre in tasca per ripararci. Bel mazzo di chiavi, guardate. Queste sono chiavi, ci abbiamo una buona quantità. Classico sistema, chiavi della cantina, chiavi di casa, chiavi del cesso, c'è un po' tutto. E una bella cordicella. Che facciamo? Ci mettiamo in tasca solo con la cordicella che esce di fuori, no? Come è classico, anche alla moda, magari ve ne piate una di Guccio, magari ve ne piate una di Louis Pitone, Pitone lì, quello come si chiama, francese. E che fate? Allora, arriva il parcheggiatore abusivo, subito sorridenti. Che bello! C'è il parcheggiatore! Meno male, così lascio la macchina e so tranquillo! E fate finta che lo accogliete in maniera molto allegra, no? Mentre arriva il parcheggiatore in maniera molto allegra, fate finta di avere spicci in tasca. Ma voi che fate? Non piate spicci in tasca, piate le vostre chiavi. Allora, questo è il parcheggiatore che arriva, noi stiamo facendo: oh, venga! Neanche vedete chiari gli spicci, state voi già a prendere i soldi in tasca. Mentre arriva fate un gesto come se non riuscisse a tirar fuori una cosa da tasca, in realtà avete già afferrato la cordicella e fate: venga! E gli date una chiavata in faccia, cioè in tasca, e fate: venga, 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 vedete? Si è scappata. Che succede? Vedete uno sto mazzo di chiavi in faccia, come minimo lo sfregiate. Questo dirà: oh, ma che cazzo l'hai fatto? Mi scusi, sa, sei chiari, stavano in tasca, passano. Voi credete che questo gli ha risolti dopo una chiavata del genere in faccia? Perché voi vedete da fuori, ah, colpo secco, capito? Ma colpo secco. Se non bastasse, quando gliene date la chiavata in faccia, per rimettervela in tasca, gliene date un'altra, capito? Poi che qualcuno vi contesta qualcosa: oh, cazzo, sto a tirare fuori gli spicci alla tasca, ma sono volate fuori le chiavi, che è un'arma, che devo uscire senza chiave di casa, con che chiudo casa? Mica c'ho il portiere, capito? E da questo punto di vista siete tranquilli perché la chiavata gli arriva in faccia. Però mi raccomando, devi avere sempre il mazzo di chiavi pronto. Perciò dicevo, sta arrivando il parcheggiatore abusivo, voi tutti tranquilli scendete dalla macchina. Fate finta di non vederlo, che è un classico, come fanno un po' tutti, no? Questo parcheggiatore abusivo, uno fa finta di non vederlo e vedete nel vostro fedele libro in mano. Facciamo finta che il parcheggiatore abusivo ci arriva alle spalle e noi stiamo qui chiudendo la macchina. Nel momento in cui arriva sto parcheggiatore abusivo che sentiamo i passi, che abusivo è, chiudiamo la macchina. Poi ci giriamo, però quando ci giriamo il nostro libro ce l'abbiamo in mano. Perciò che succede? Con la coda dell'occhio guardiamo e ci giriamo e colpiamo il parcheggiatore abusivo, stile mosca. Perciò lui sta arrivando, noi, ah, colpo secco, colpo secco, libro in mano, duro, bello tosto, colpo secco. Se non bastasse, 1, 2, 3, perciò secondo colpo lo diamo con la mano nello stomaco, quindi abbiamo la potenza del libro più il colpo, poi sopra lo ricolpiamo in faccia, a quel punto lui sarà come fatto in faccia e piegato sotto. A quel punto diciamo: mi scusi, ma chi l'aveva visto?
io sono girato con la macchina, ho fatto così, c'avevo il libro in mano, ho preso in faccia. Poi, perché ho ricolpito? E perché quando ho sentito, mi pensavo, hai sbattuto il libro, ho guardato e ho detto, ah no, mi è successo niente, mi sono rigirato, capite? Così è anche una storia da raccontare magari ai colleghi del parcheggiatore abusivo, che dicono, ma perché gli hai menato? Perché gli hai menato? C'ho il libro in mano, voglio fare io, anzi, ma pure rovinato. Boh, mo ripaga pure, quanto costa? Dite sempre il prezzo più alto, così ho pregare. Eppure da sto punto di vista siete tranquilli, capito? Con un libro, ma chi pensa che volete menare pure? Allora, visto che a scuola in botte non ci vengono solo gente energumena che mena, eccetera, eccetera, anche quelli ningherlini e le signore, non è anche il sistema pure loro che può contrastare sto parcheggio dell'abusivo. È vero che i metodi prima esposti presuppongono un minimo di forza fisica, dico un minimo, perché gli altri non è che scioglia tanto. Però se proprio siamo sieri e le signore un po' fiacche, il consiglio che vi do è portarsi lo spruzzetto in macchina. Vuol dire che ci faccio lo spruzzetto in macchina? Tanto che pulite il vetro, che dai una bella lucidatina al coso, al cruscotto, queste cose qua, e lo usate. In più, quando scendete, voi che fate? Mi raccomando, scendete sempre la macchina, mai discutete da dentro perché siete svantaggiati. Il pezzo della pizza, col finestrino aperto, tu allunghi il braccio e ci arrivi. Capito? Perciò scendete la macchina, fatti pagli. In questo caso ricordate il vostro filo spruzzino, voi direte. Così, chi mi chiede che stava a fare lo spruzzino, c'avevo due mosche sul vetro, stavo allevando, no? Però che fate a quel punto? Quando vedete arrivare al parcheggiatore abusivo, voi fate finta di niente, fate finta che pulite, capito? A un certo punto arriva sto parcheggiatore abusivo, come al solito, capo, signora, 2 euro, 3 euro, voi vi preparate, ve girate, no? Con lo spruzzino in mano, negli occhi. Attenzione, verificate se c'ha gli occhiali, perché se c'ha gli occhiali dovete spruzzare da sotto, perché passa, capito? Se io fate frontale c'è il rischio di nullo ciecare. Spruzzini, io consiglio questa marca qua, Chilit Bang, perché? Perché c'è scritto nuoce gravemente alla salute se ingerito, inalato o spruzzato nei pressi degli occhi. Meglio di così. In caso che lo spruzzate negli occhi, consultate il pronto soccorso. Cazzarola, così voi a quel punto glielo spruzzate, poi lo fate cadere, oh mi scusi, tanto spruzzetto se cade non succede niente, scusi ma stava a pulire il vetro, lei si mette davanti, ma mi scusi, ma lei chi è? So, parcheggiatore appunto, se questo è tutto agitato, ovviamente, e se ho un cazzacco con voi, perché c'ha l'occhio comunque gli bruciano, colpitelo, c'è sta storia, a quel punto sarà piegato, solita ginocchiata sotto o anche gomitata. Io consiglio più la gomitata a quel punto sulla faccia, perché lui è piegato, ve piegate e che infilate sta gomitata, capito? Mi raccomando, perché sennò questo se pulisce gli occhi, se gli va bene, se gli va male rimane cieco e poi va anche delisce. Poi invece no, gli menate subito, casca per terra e ve ne andate. La macchina lasciate là, magari è pure pulita,